Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera dagli studi di Fontana Fredda, questa è Radio Piper che modula sui 93.800, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Sono Massimo Bonella in conduzione per Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, approfondimento giornalistico che va in onda anche in collaborazione con il circuito Radio Science Network. Che anzi saluto subito le regie, qui a Fontana Fredda abbiamo Paolo Gavasso, in regia centrale a Treviso Rosario Moreno, che forse ci possiamo anche sentire. Rosario, ci sentiamo un attimo? Perfetto, Massimo, ci sentiamo, buonasera. Benissimo, allora ecco, non te l'aspettavi, è stata una sorpresa. No, perché la regia la sta facendo Ugo. Salutiamo anche l'assistente alla regia, Ugo, benissimo, di Radio Science TV, TV perché sta anche, è anche televisione. Dunque, detto questo, noi quest'oggi parleremo di un argomento abbastanza, non vorrei dire triste, ma comunque ci sono dei problemi per quanto riguarda quella che è la comunicazione libera indipendente. Dunque, come sapete, noi collaboriamo, prendiamo spunto nelle nostre trasmissioni dalle tematiche che vengono affrontate da associazioni che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita del pianeta. Faccio alcuni esempi: l'associazione Istigo Moro di Pordenone, che ci permette di avere, oltre che agli ospiti in studio, anche diciamo poter realizzare interviste a personaggi noti anche a livello internazionale, che poi mandiamo sul nostro circuito di Pianeta Oggi Reporter. Poi abbiamo l'Antimafia 2000 per quanto riguarda la promozione della legalità, e quindi Funim International. Per quanto concerne l'aiuto ai bambini di strada, questa è un'associazione, è una ONLUS che ha il compito proprio di cercare di tirare via i bambini dalla strada. Un grande lavoro è stato fatto ad esempio in America Latina. Poi abbiamo altre associazioni anche più a nord del Friuli, come ad esempio Ciao dal Cielo, l'associazione Mandi dal Cil in lingua furlana, dove organizzano anche loro analoghe conferenze. Dunque, noi siamo anche in collaborazione con Alternativa di Giulietto Chiesa, quindi Pandora TV. Più volte avrete sentito anche in collegamento telefonico, alcuni mesi fa avevamo proprio lo stesso Giulietto Chiesa che ci faceva un po' il punto della situazione per quanto riguarda lo scacchiere internazionale. Ecco, qui collegato qui con noi a Radio Piper. Dunque, c'è un problema perché sapete che Giulietto Chiesa dirige anche gestisce una televisione online All News di Roma, si chiama Pandora TV online, il sito internet è pandoratv.it e ci sono purtroppo dei problemi perché questa emittente libera rischia di chiudere. Abbiamo in collegamento con noi da Pordenons, dalla provincia di Pordenone, Marco Grilli, che è rappresentante, diciamo, che fa parte del movimento Alternativa e quindi anche Pandora TV. Ecco, io ti chiedo una domanda, ti chiedo una cosa molto semplice: cosa sta succedendo? Allora, intanto buonasera a tutti, a tutti voi e agli ascoltatori. Cosa sta succedendo? Succede che quando una televisione, in questo caso una web TV, perché quando è nata le risorse erano date soprattutto dalla buona volontà e dalle conoscenze di Giulietto, quando la TV non ha finanziamenti pubblici e soprattutto dà voce a notizie controcorrente
quindi che si muovono ben lontano dallo schema di tutte le televisioni tradizionali o del flusso principale di comunicazione, naturalmente resta in vita solo se riesce a procurarsi contratti con entità che condividano lo scopo e la mission della televisione stessa. La stessa cosa varrebbe per una radio, però la televisione chiaramente, offrendo anche la visione rispetto alla radio in più, va incontro anche chiaramente a dei costi di gestione completamente differenti. Ecco che in questo momento Pandora sta soffrendo, perché nonostante gli sforzi e i contratti fino adesso ottenuti anche di scambio notizie con altri partner, soprattutto oltre i Balcani, rischia di rimanere senza fondi e quindi di dover sostanzialmente terminare la propria attività di informazione libera da qualsiasi vincolo politico o economico, se non nel fattore economico, se non semplicemente proprio per la copertura delle spese vive. Ecco che quindi siamo in un momento per questa piccola TV, per questa emittente libera, di drammatica esigenza di raccolta fondi per poter continuare a procurare e trasmettere quelle notizie che nel mondo occidentale nessuno si sogna di dare e che molto spesso, torno a ripetere, vanno assolutamente controcorrente rispetto a quello che è il flusso principale di comunicazione di tutti i media principali all'interno dei territori. Noi in particolare ragioniamo di quello italiano, visto che è qui che viviamo. Oltretutto, essendo una web TV, è accessibile non soltanto via satellite o non soltanto avendo un apparecchio radiotelevisivo, ma anche addirittura tramite computer, per cui anche in remoto, in qualsiasi parte del mondo, è possibile consultarla, e questa è una libertà in più. Oltretutto, se Dio vuole, internet ci permette di avere meno vincoli rispetto alle normali trasmissioni in radiofrequenza. Per cui questo è sostanzialmente il problema che sta emergendo, la problematica appunto di dover chiudere una voce libera o di dover spegnere una voce libera che fino a poco tempo fa e che sta ancora continuando comunque a fare il suo meglio per portare alla conoscenza di tutti avvenimenti o controinformazioni che non sono reperibili altrove, a meno che uno non conosca dei canali particolari al di fuori dei nostri confini e che abbia entrature particolari per potersi procurare il materiale che serve. Questo è sostanzialmente il succo del discorso. Ecco, insomma, Marco, si fa sempre più fatica a dire le cose come stanno su questo mondo. Assolutamente sì, sembra che comunque l'unico fattore di successo per qualsiasi forma di comunicazione o di rapporto umano sia il denaro. Sfortunatamente questo è quanto la nostra società ci costringe a verificare giorno per giorno, e ahimè, nonostante la buona volontà, pur non remunerando il lavoro dei volontari che si stanno adoperando per la continuatività di quest'opera di diffusione di notizie, e purtroppo gli aspetti più stringenti e necessariamente legati al flusso di denaro ci vedono costretti a cercare dei partner o comunque a voler coinvolgere tutti coloro i quali ritengono che questa voce alternativa, quale è Pandora, possa continuare la propria opera sostanzialmente. Ecco, ricordiamo Pandora TV, come è nata, perché è nata? La Pandora che conosciamo oggi sostanzialmente è una versione rivista e corretta di un precedente tentativo di fare la stessa cosa. Il che la dice anche lunga, perché vuol dire che ogni volta che qualcuno prova ad andare per l'appunto controcorrente o prova a dare diffusione anche di contenuti diversi da quelli che vengono normalmente proposti per offrire uno spunto di riflessione differenti, più ampi, approfonditi, addirittura
su tematiche anche di guerra che stiamo osservando in questo periodo, purtroppo dobbiamo come dire verificare che anche questo tentativo sta incontrando delle difficoltà. Nata dalla volontà ferrea di Giulietto Chiesa, giornalista, ex eurodeputato, che ha voluto affrancarsi dagli schieramenti politici dai quali lui aveva preso le mosse inizialmente. È un giornalista indipendente tutt'oggi, e quindi ha voluto fortemente la nascita di questa creatura proprio per fornire controinformazione o approfondimenti laddove normalmente le persone non possono arrivare. Questo è stato lo scopo ed è sostanzialmente, ha ripreso le mosse circa 3 anni fa nel pieno delle sue diciamo delle sue funzioni, e fino adesso è riuscita, torno a ripetere, con il sacrificio degli operatori e qualche contratto di natura economica o a prestazioni corrispettive, cioè di scambio materiali e di anche forza lavoro, a procurarsi le notizie, il materiale e i mezzi per poter continuare a trasmettere. Se vogliamo essere garanti di un pluralismo informativo oltre che politico, Pandora deve continuare a vivere, per cui anche Alternativa, che ne è in un certo senso l'emanazione politica o comunque l'emanazione a livello di laboratorio politico, quindi stiamo parlando di concettualità, però con comunque dei risvolti di azione, quindi di intervento nel mondo politico, visto che tra le altre cose Pandora è stata anche recentemente l'emittente ufficiale dell'ultima riunione del movimento No Guerra Non Nato, di Pax Christi e di altre formazioni trasversali per la diffusione dell'idea di fuoriuscita dell'Italia dalla NATO. E quindi sì, comunque è una voce anche autorevole, perché c'è sempre più gente che la segue, ma se noi tutti utenti la seguiamo e non ci curiamo di aiutarla ad andare avanti, beh, forse ci stiamo perdendo una parte di quello che è il nostro senso civico, perché dobbiamo riflettere su questa cosa e dobbiamo tutti in un modo o in un altro cercare di provvedere a far sì che Pandora possa continuare il proprio operato. Ecco, ma ti faccio una domanda. Normalmente in nome di ciò che è logico a sto mondo, non sarebbe il caso di dire che dovremmo essere informati in maniera corretta gratuitamente, anche, voglio dire, dalle classiche testate giornalistiche? Insomma, abbiamo a che fare, voglio dire, con dei giornalisti, non con dei ciarlatani o con delle persone che non so come definire, cioè, quindi voglio dire, dovremmo avere un'informazione veramente cioè, corretta. Perché dobbiamo, ecco, o le persone devono cercare di addirittura tirare fuori dei soldi per finanziare o comunque per aiutare una televisione che dia l'informazione corretta? Questo non capisco. Perché in Italia se vuoi muoverti libero da schemi fissi, devi provvedere da te a fare le cose. Purtroppo la TV di Stato, sapete benissimo come funziona, anche le principali reti private, fondamentalmente come fenomeni mediatici, sono TV commerciali, quindi si basano sulla logica del guadagno, non certo della qualità della trasmissione. Per ciò stesso chi contribuisce a mantenere, diciamo, questi sistemi lo fa per scopo di lucro o per poter veicolare le informazioni a seconda della necessità del momento, il che per quanto riguarda la TV di Stato significa sostanzialmente assecondare quelle che sono le maggioranze del momento e il volere degli uomini di potere, e questo è né più né meno. Pandora sfortunatamente non è in grado di fare questa cosa, proprio perché ha scelto di nascere come voce libera, e come voce libera piuttosto preferisce morire. Ma prima che questo succeda, ci piace l'idea che le persone vogliano
aiutarci a sostenere. In fin dei conti paghiamo il canone della RAI per essere sottoposti a un bombardamento di spazzatura o di notizie alterate o semplicemente come dire parzializzate, quando invece Pandora fornisce reportage anche da zone calde, cerca di approfondire determinate tematiche, si va dal famosissimo caso dell'11 settembre fino alle guerre dei giorni nostri, vedi Ucraina, vedi conflitti sparsi nel mondo in questo momento. Tra le altre cose, gli scenari sono sempre più ampi, ahimè. E poi sta provando a introdurre nella programmazione anche dei contenuti alternativi a tematiche puramente giornalistiche, e lo fa in piena libertà, e lo fa tra le altre cose solo per il gusto di far conoscere delle cose diverse alle persone. Quindi sì, lo scopo per il quale è nata e col quale viene portata avanti è comunque uno scopo nobile e non è vincolato da alcun partito politico. Ecco, allora volevo farti questa domanda. Intanto ricordo, per chi si fosse sintonizzato su queste frequenze, che sta ascoltando Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che viene trasmessa su Pianeta, su Radio Piper Fontana Fredda, che modula sui 93.8 88.800 in stereofonia, in RDS anche, tra altre cose ricordo, e in tutto l'Alto Adriatico, in collaborazione con il circuito Radio Sirius Network, che gentilmente ci rimette in onda nel loro network radiofonico, e dunque radiofonico online, cioè perché è composto da una serie di emittenti web a taglio locale, nel senso che sì, si arrivano in tutto il mondo, però l'indirizzo, diciamo, di trasmissione, di programmazione, scusate, è di taglio locale. Ogni emittente parla del proprio territorio. Quando ci sono le dirette come queste, vanno, si collegano e vanno riunificate. Quindi questa trasmissione qui di Radio Piper va in onda su tutto il circuito a reti unificate, circuito Radio Sirius, che è di Treviso. Dunque, volevo chiedere questo, tornando al discorso, abbiamo ancora 10 minuti scarsi. Le persone come fanno a trovare questi media che sono, come dire, un po' meglio? Usando una terminologia così semplice e facile, voglio dire, dei media, quei media che danno l'informazione giusta. Come fa il cittadino, il pensionato? Cioè, io mi immagino, non so, una persona accende il computer, poi magari ci sono problemi, non si connette, non viene fuori la pagina, si stanca, mentre col telecomando uno basta che prema un pulsante e ha subito l'elenco delle televisioni, quelle, diciamo, nazionali, intanto quelle più importanti. Ecco, è difficile, Marco. Beh, essenzialmente ci vuole uno strumento che sia in grado di connettersi a internet. Molti televisori, diciamo, dell'ultima generazione ti danno anche questa possibilità, per cui volendo, con lo stesso telecomando con il quale potremmo guardare, che so io, faccio un nome a caso ma non ha alcun scopo pubblicitario, una trasmissione su una rete Mediaset, potremmo anche tranquillamente utilizzare il browser all'interno della nostra televisione o accessibile tramite televisione per andare a cercare contenuti alternativi. Vedi Pandora, vedi Sputnik, vedi altri siti o web TV o quant'altro basato su piattaforma internet, quindi sul web, libero, gratuito, seduti esattamente nella stessa posizione nella quale si sarebbe per guardare una partita degli europei di calcio, e tra le altre cose con il vantaggio di non avere le trasmissioni bloccate o vincolate a determinate fasce orarie, ma poterle consultare H24 365 giorni all'anno, potendo anche ricorrere, volendo, al percorso all'indietro, quindi potendo anche andare a ricercarsi servizi, reportage fatti nel passato. Quindi voglio dire, tutta questa difficoltà alla fine non c'è, basta un po' di semplice dimestichezza
o la voglia, la curiosità di esplorare un pochettino tutte le risorse delle quali potremmo avvalerci. Altrimenti il modo più classico, che non è così difficile, è quello di possedere un PC connesso a internet, meglio se con una connessione a banda larga piuttosto che in fibra, ma non tutti ne possono disporre, e andare a cercare tramite appunto motore di ricerca canali dedicati alle notizie e andare ad approfondire le tematiche. Ecco, Pandora offre questo tipo di possibilità. La ricerca è abbastanza semplice, basta digitare Pandora, al di là del fatto che poi il motore di ricerca ti dia anche Pandora, quella dei gioielli. La voce che riguarda la televisione, basta mettere Pandora TV, e quindi anche non conoscendo il sito ci si può arrivare molto molto facilmente. Si clicca, si apre e si sceglie, è molto semplice. Ecco, possiamo spiegare ai nostri ascoltatori che innanzitutto volevo fare un'altra domanda ancora. I vostri programmi, ad esempio i notiziari, so che vengono anche dati gratuitamente alle radio e TV terrestri, come ad esempio potrebbe essere questa, sì, Radio Viper. Tra le altre cose, se parliamo della mia zona geografica, basta sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Nuova Musica, per esempio, e continuativamente nell'arco della giornata, a momenti prefissati, vengono riportate tutte le ultime notizie che sono state diffuse da Pandora sul web. Quindi comunque anche chi utilizza una radio tradizionale in auto non ha neanche difficoltà, volendo, a poter conoscere certe cose. Io adesso sto sperimentando, per esempio ascolto diverse radio, però so che quando sono in zona ho la possibilità di accedere alle frequenze di RNM e ho il piacere di ascoltare le news senza neanche dovermi scomodare andare a cercare sul computer. Ecco, questo, Marco, è un altro passaggio. Prego. Sì. Ecco Marco, ma la stessa cosa potrebbe essere fatta anche volendo con Radio Piper, cioè le potremmo avere anche noi queste produzioni? Io ritengo che sia possibile. Naturalmente sai che tutto quello che riguarda palinsesto e programmazione non rientra tra le mie prerogative, però gli accordi sono sempre possibili, quindi alla fine chiunque abbia la possibilità o la voglia di trasmettere determinati contenuti penso possa trovare un accordo con il direttivo di Pandora e quindi dare diffusione. Se poi questo contributo volesse anche prevedere un aiuto economico, ben venga, tanto meglio. L'importante è che comunque non venga minata la libertà sulla quale Pandora si è sempre appoggiata e che vuole continuare a vedere come propria bandiera. Ecco, quindi non vincoli, non costrizioni, non indirizzi particolari, ma la voglia di comunicare agli altri, di condividere con gli altri una pluralità di informazioni. Certo. Ecco, è molto bello anche questa cosa, cioè interagire la radio TV web con la radio televisione terrestre, come può essere anche questo esperimento in corso adesso, che praticamente la trasmissione di Radio Piper Fontana Fredda, Pianeta Oggi 20 nel Mondo, viene poi ritrasmesso sul circuito Radio Science. Ecco, quindi ci possono anche essere ci può essere questa interagibilità, possiamo dire così, Marco? Sì, assolutamente sì. È una questione appunto di volontà di interagire, di scambiarsi le notizie, ma soprattutto di voler andare a approfondire determinati contenuti, per cui quando il resto del mondo ci dice che magari Putin è il demonio di turno, probabilmente non è proprio vero, magari ci sono delle cose che non vengono a noi comunicate, non vengono trasmesse. Ora, tanto perché ci capiamo, io non è che faccia il tifo per Vladimir Putin più di quanto non lo faccia per qualche altro elemento politico, purché si trovi in condizioni di correntezza e soprattutto correttezza. Significa, non è che io faccia il tifo per un dittatore,
però se nel momento in cui qualcuno viene accusato ingiustamente di qualcosa, o una nazione intera viene messa sotto accusa, sotto scacco, anche economicamente, in difficoltà, perché? Perché c'è qualcun altro sullo scacchiere mondiale che vuole che sia così, quando questa nazione non ha fatto nulla per meritarselo, ecco lì allora siamo anche noi, con il nostro pluralismo informativo, a garantire che le cose non sono andate in questa direzione e che probabilmente qualcuno sta spargendo veleno per proprio tornaconto. Ecco, se non vai a cercartele certe cose non le avrai mai a conoscere, perché le reti principali si occupano solo e soltanto di compiacere il potente di turno. Certo. Odio denaro. Certo. Certo, purtroppo è così. E allora, niente, io mi auguro che questa situazione si possa risolvere quanto prima, perché sarebbe veramente peccato perdere un gioiello come Pandora TV. C'era poi anche l'idea di fare qualcosa, di sperimentare qualcosa anche sul DTT, no? Sul digitale terrestre, credo. Sì, quello sarebbe stato l'obiettivo d'arrivo. Perché? Perché avrebbe garantito una visibilità ancora maggiore, proprio perché per chi non è molto avvezzo all'utilizzo del PC o non disponga di televisori ultima generazione, l'esempio che facevamo prima, proprio per offrire ancora lo stesso servizio e magari anche qualitativamente migliore, oltre che più su larga scala, l'idea era quella di voler approdare al digitale terrestre, però voi capite bene che i costi siano, se non proibitivi, in questo momento estremamente difficoltosi da coprire. Se già per farla funzionare dal punto di vista del web sono necessari notevoli sforzi, figurarsi dover andare ad acquistare i diritti frequenza piuttosto che altro genere di spazi che sono regolamentati tra le altre cose dal Ministero, e in più anche oltretutto essere sottoposti al vaglio della censura, perché tutto ciò che va in televisione in un modo o in un altro viene valutato e censurato. Ora, quello che mi fa sorridere è che è facile in televisione trovare manifestazioni di violenza visiva o verbale e anche canali piuttosto che trasmissioni dedicate all'erotismo anche spinto a volte, e Pandora non possa trovare spazio. Questo diciamo rientra nell'alveo dell'assurdo. Quindi quando parliamo di pluralismo, di senso dell'opportunità, forse dovremmo farci un esamino di coscienza. Va bene, il tempo a disposizione praticamente è scaduto. Io mi auguro che la situazione venga ripristinata assolutamente. Naturalmente tienici in contatto, aggiornati. Vorrei che appunto magari tu in qualche flash, magari anche in altre trasmissioni, se c'è qualche novità possa intervenire e informarci di come è andata, insomma, dell'ultimo momento. Guarda, se mi permetti, visto che siamo in argomento, vorrei appunto spezzare una lancia a favore di Pandora e lanciare un messaggio, che è questo: è possibile comunque se mi permettete di farlo, intervenire a suo favore economicamente o anche sottoscrivendo una sorta di abbonamento per 6 o 12 mesi al costo di 30 o 60 euro l'anno, facendo un versamento su un IBAN che, se voi mi permettete, potrei anche comunicare. Posso, vado? Sì. Allora, non so se ci sia possibilità di pubblicarlo in altra maniera, comunque, o contattare contatti@pandoratv.it. Ecco, meglio quello. Oppure, ripeto, contatti@pandoratv.it e chiedere informazioni su come fare, altrimenti chi fosse interessato può fare un versamento tramite IBAN, quindi sul conto corrente bancario, intestato all'associazione alla quale fa capo Pandora.
Allora, ecco, ripeti l'indirizzo email per qualsiasi informazione specifica su questo. contatti@pandoratv.it. Ci sarà sempre qualcuno che risponderà all'interesse delle varie persone. E come rappresentante di Alternativa sarò grato a chiunque volesse aiutare Pandora a continuare il suo lavoro. Perfetto. Allora, io ringrazio Marco Rilli di Alternativa, Pandora TV. Io ringrazio voi. Per queste informazioni, anche ci hai un po' illustrato come viene costruita, com'è il modo di informare il pubblico su queste nuove realtà. E dunque, spero di averti ancora in trasmissione, magari anche nel mese di luglio che arriverà, che ritornerà, possiamo dire, il nostro collaboratore fisso Alviano Appi, e quindi riprendi un po' il discorso, ci farai sapere com'è andata e eventualmente se la cosa viene ripristinata, le prospettive in futuro. Grazie a Marco Grilli e naturalmente una buona serata, a presto. Grazie, grazie a voi, è un piacere di risentirvi. Bene, io mi congedo da voi, gentili ascoltatori, vi ringrazio come sempre per averci seguito, saluto le due regie qui a Fontana Fredda, Radio Pai per Paolo Gavasso, e a Treviso, per quanto riguarda il circuito Radio Sales, Rosario Moreno. Noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana alla stessa ora, giovedì, sempre in prima serata 20:30, 20:31. Grazie per averci seguito, da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.